Aspetti, prima parla l'assessore sull'ordine del giorno. Parla prima l'assessore sull'ordine del giorno e dopodiché parla lei, Bernardini, perché l'argomento prima l'assessore lo deve spiegare. Allora, con questo punto all'ordine del giorno si regolamentano tutti i sussidi in base al regolamento comunale che noi abbiamo predisposto. Vabbè, sa parlare. È un regolamento dove si evince che abbiamo fatto un nuovo regolamento per quanto riguarda questi sussidi, al posto che prima venivano dati dei soldi un po' generici, così abbiamo regolamentato tutto. Sul regolamento c'è 3-4 tipi di sussidi, c'è l'immediata assistenza che viene fatta con una graduatoria per gli ex detenuti. Interrompo un attimo l'assessore. Assessore, chiedo scusa. La interrompo un attimo perché ho dimenticato di nominare gli scrutatori con la discussione che c'è stata. Gli scrutatori sono Di Palma, Timi e Valeri. Può andare avanti, grazie. Allora, era da tanto tempo che noi cercavamo di regolamentare questi sussidi perché erano circa 20 anni che si faceva in un modo un po'. E noi abbiamo cercato di regolamentarli in due modi. Chi viene a chiedere le immediate assistenze, che erano gli ex detenuti, quelli e quella, viene dato la possibilità di andare a lavorare. E per quanto riguarda invece l'immediata assistenza c'è un fondo diverso dove si fa richiesta, viene fatta una graduatoria in base sempre ai soldi che mette il comune e ci aspetta poi in base all'ISE, perché tutto dipende dal nuovo ISE.